E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Arriviamo ora al principio del nostro pianeta terrestre attuale. Sappiamo che il nostro pianeta terrestre proviene dall'antica Luna. Abbiamo chiamato l'antica Luna Cosmo della Saggezza. Questa antica Luna, ad un determinato grado della sua evoluzione, non aveva ciò che chiamiamo oggi Terra, Terra solida. Perché dobbiamo assolutamente renderci conto che nell'incarnazione del pianeta che ha preceduto la Terra, anche le condizioni fisiche erano tutt'altre. Se risaliamo all'antico stato di Saturno, non dobbiamo immaginarlo con un aspetto simile a quello della nostra Terra odierna, con rocce sulle quali salire e alberi sui quali arrampicarsi, perché tutto ciò non esisteva. Se dai remoti spazi cosmici vi foste andati avvicinando all'antico Saturno, a metà della sua evoluzione, non avreste veduto librarsi il corpo di uno speciale mondo, ma avreste invece sentito qualcosa di strano. Cioè, vi sarebbe sembrato di penetrare in una regione avendo l'impressione di entrare in un forno. L'unica realtà di Saturno era di avere una condizione di calore diversa dall'ambiente circostante. E non vi era altro mezzo per percepirlo. L'occultismo non distingue, come la fisica attuale superficiale, tre stati della materia, ma ne distingue ancora altri. Il fisico dice: attualmente vi sono corpi solidi, liquidi e gassosi. Tre, appunto. Ma Saturno non aveva ancora neppure forma gassosa. Lo stato gassoso è molto più denso del più solido stato di Saturno. In occultismo distinguiamo anche uno stato di calore che non è un semplice stato di moto della materia, ma è un quarto stato sostanziale. Ecco, Saturno era costituito di solo calore. E se da Saturno passiamo al Sole, sperimentiamo subito una densificazione di questo antico pianeta igneo. Sappiamo che il Sole è la prima incarnazione del nostro pianeta, che sia gassosa. Il Sole è il primo corpo formato di gas o di aria. La Luna si densifica ancora di più. È un corpo liquido, il quale solo più tardi, quando il Sole lo abbandona, assume uno stato più denso. Ma il suo vero stato medio, cioè quando esso ancora era unito con il Sole, è uno stato liquido. Quella però che chiamiamo oggi terra minerale, che è formata di minerali, quindi di masse rocciose, che è terreno coltivabile, ancora non esisteva sull'antica Luna. Tutto questo appare soltanto sulla nostra Terra, sulla quale si cristallizza. Quando la Terra comincia la sua evoluzione, deve ripetere ancora una volta tutti gli stati precedenti. Ogni corpo e ogni essere nel cosmo ripete sempre, sopra un nuovo grado di evoluzione, le condizioni precedenti. Di modo che la nostra Terra percorre rapidamente lo stato primo, Saturnio, il secondo, quello solare, e il terzo, che è quello lunare. Quando essa percorre quello lunare, è costituita di una miscela di acqua e di vapore acqueo, ma non di acqua come quella odierna, ma di una sostanzialità acquea, ossia fluida. Allora la Terra raggiunge come stato più denso quello fluido. Questo globo acqueo,
che si librava nello spazio cosmico non era acqua, abbiamo detto, come quella di oggi, ma acqua mista a vapore acqueo. Dunque era una miscela di gassoso e fluido, e in essa già vi era l'uomo. Non essendosi ancora depositata alcuna sostanza solida, all'uomo era possibile essere dentro questo globo acqueo. Di quello che costituisce l'uomo odierno, stavano là dentro l'io e il corpo astrale. Ma questo io e questo corpo astrale non si sentivano ancora esseri distaccati, ma si sentivano come adagiati nel seno di entità divino-spirituali. Quindi non si sentivano svincolati dall'entità, il cui corpo era la terra acquea e vaporosa. Ora, in questi corpi astrali provvisti dell'io si formarono dei nuclei, ovvero dei sottilissimi tenui germi umani. I corpi astrali e l'io, che erano invisibili alla vista esteriore, stavano adagiati nell'acquea sfera della Terra. Ed essi traevano fuori dal proprio seno la prima disposizione al corpo umano fisico, il quale si trova con il corpo eterico in una condizione tenuissima e si va organizzando. Se si seguisse questo processo chiaroveggentemente, si vedrebbe la prima disposizione al corpo fisico e a quello eterico o vitale, come avvolta dal corpo astrale e dall'io. Ciò che rimane a giacere nel letto quando si dorme, il corpo fisico e quello eterico, si va formando nelle sue prime disposizioni proprio in questa condizione terrestre, come primo germe umano, che allora era completamente avvolto dal corpo astrale e dall'io. La massa acquea di vapore si densifica. Il corpo astrale con l'io danno occasione a che la prima disposizione umana si organizzi ovunque in questa terra acquea originaria. Il divenire degli animali e delle piante non possiamo seguirlo più oltre in quel processo. Ciò che ora si forma è un densificarsi dell'acqua e sotto un certo rapporto arrivano a palesarsi aria e acqua, in modo che il vapore e l'acqua non sono più mescolati insieme, ma l'acqua e l'aria si separano l'una dall'altra. Quindi ne consegue che il corpo umano, ovvero corpo fisico e corpo eterico, torna a diventare più denso. E per essersi ora l'aria divisa dall'acqua, esso stesso diventa aeriforme e accoglie in sé l'elemento igneo, in modo che ciò che prima era acqueo ora diviene aeriforme. Pertanto la disposizione umana fisico-eterica ora consiste di aria, di un'aria che viene pervasa dal fuoco. Il corpo astrale e l'io la circondano e tutto ciò si muove in quel che è rimasto ancora dell'acqua, alternandosi di qua e di là fra acqua e aria. Dunque abbiamo ora un uomo il cui corpo fisico e quello eterico o vitale, che oggigiorno lui dormente rimangono a giacere nel letto, esistevano in modo tale da avere raggiunto la densità dell'aria e da essere ardenti di fuoco. E ad ogni uomo di questo tipo igneo appartiene quindi un corpo astrale e un io,
i quali però sono completamente adagiati nel grembo della divinità. Vale a dire che neppure essi si sentono ancora come un io a sé stante. Dovete riflettere profondamente su queste cose, perché queste condizioni sono così diverse da quelle attuali, terrestri, da scandalizzare la gente e farle apparire incomprensibili. Ora però chiederete: ma che cos'è quel fuoco disegnato nell'aria? Ecco, questo fuoco, che l'uomo allora già aveva, in realtà vive ancora in noi. È il fuoco che pulsa attraverso il nostro sangue. È il calore del sangue. E anche i residui dell'antica aria vivono ancora in noi, nel nostro organismo. Perché quando voi ispirate ed espirate, succede che nel vostro corpo, che di per sé è solido, avete dell'aria che entra e che esce, naturalmente. Supponete di ispirare profondamente dell'aria. Essa viene allora accolta nel vostro sangue e diviene aria calda. Immaginatevi ora che quest'aria si spinge per tutto il corpo, cioè penetra ovunque. E immaginate che si spinga per tutto il solido e tutto il fluido. E rappresentatevi la figura che così rimane. Un uomo che appunto ha ispirato dell'aria, ovvero che ha spinto l'ossigeno fino alle parti più esteriori del suo corpo. Allora rimane una figura molto simile all'uomo, ma costituita di aria. L'aria che pervade l'uomo assume completamente le forme del corpo. Vi rimane un corpo come un'ombra, però costituita di aria e pervasa di calore. Ecco, a quell'epoca non avevate quella forma, ma eravate uomini siffatti. Corpo fisico e corpo eterico erano avviluppati dal corpo astrale provveduto dell'io. Ebbene, questo stato perdurò fin dentro l'epoca atlantea. Colui che si abbandona all'illusione che nei primi tempi dell'Atlantide gli uomini avessero già subito le trasformazioni che li hanno resi quali sono oggi, è in profondo errore. Gli uomini sono prima discesi dalle sfere aeree nella regione più densa, più materiale. A quell'epoca vi erano tutt'al più degli animali sulla Terra che non avevano potuto ritardare la loro incarnazione nel fisico e che perciò non poterono progredire, perché la Terra non era ancora matura per provvedere il materiale necessario per gli uomini. Ecco perché gli animali si sono fermati a forme inferiori, perché non avevano potuto differire la loro discesa.